Oh. In versione top 10, vediamo i peggiori secondi voti dei giornali. Bellissimo. Dal decimo al primo, cominciamo con il decimo, e lui è Careca del Napoli. Osserviamo in azione questo bel giocatorino. Insomma, che ha fatto la gioia. Ieri ha segnato. I grandi piccini. Però in altre occasioni non è stato altrettanto brillante. Al la numero media è 5,55, scusami. Al numero 9 abbiamo Gregucci della Lazio. Niente può venire che 5,53 la sua media. Numero 8, disco caldo, ormai Battistuta della Fiorentina. Vediamolo in azione. Cioè Omar, Gabriel, Augusto, Do Carvalho, Battistuta. No, ha sbagliato di peggio, comunque, nella sua vita. Ma questa è l'azione migliore di quest'anno. 5,52 la media. Niente male. Vediamo allora chi è il settimo. È Zarate dell'Ancona, purtroppo. Grande. Sta rientrando. È un po' che rientrando. Non gioca, sì, e quindi domenica era in panchina. È sceso in settima posizione, la sua media è 5,51. E il numero 6 che abbiamo, Casiraghi della Juventus, giustamente convocato in nazionale, un giocatorino del genere. Lo vediamo qua in azione, perché lì potrà sbagliare occasioni del genere. Non è facile sbagliare questi gol. Che media è Casiraghi? 5,46, niente male anche lui. Al numero 5, vicino alla vetta, Grandini del Foggia, la media è 5,43. E invece al numero 4 Zivebeck del Pescara, 5,35. Anche lui non gioca grande. Molto, chissà come mai. Terzo Caniggia della Roma, sul podio finalmente, ha giocato anche ieri. E ieri ha fatto cose peggiori di queste? Probabilmente sì, probabilmente no, chi lo sa. Sa Dio, la sua media è 5,27. E al numero 2 Muzzi della Roma, un attacco stratosferico la Roma. La povera ninetta di Cesare probabilmente non sarebbe d'accordo. Eccolo qua. Di fronte a queste cose. Che campioncino. Media 5,19. Ma chi sarà? Chi sarà il numero 1? Il peggior giocatore per i voti dei giornali sportivi è lui, Darko Pančev. Eccolo qua, guarda. Guardate cosa si è mangiato contro l'Ancona. Ieri l'hanno fatto scaldare e poi non l'hanno fatto entrare. Bagnoli 4,76, irraggiungibile, veramente dura. Aspetta. Riuscire a